Il mulino Gaetano Roccasalva è presente sul territorio dal 1965, con il suo primo impianto a Comiso, in provincia di Ragusa. Nel 1990 viene inaugurata la nuova sede di Modica. Oggi l'azienda costituisce una delle realtà industriali più importanti nel campo della molitura del grano duro. Nel 2009 il mulino Gaetano Roccasalva ha rinnovato per intero le proprie strutture, avvalendosi delle maggiori e moderne tecnologie in uso nel settore molitorio. Ciò è risultato possibile grazie alla costante attività in crescita dell'azienda e alla fedeltà dei consumatori. Il mulino Gaetano Roccasalva seleziona le migliori materie prime presenti sul mercato nazionale e i grani più pregiati provenienti dall'estero attraverso rigorosi controlli qualitativi e igienico-sanitari. All'inizio del processo produttivo sono sottoposti a rigida osservazione il contenuto in proteine, la qualità del glutine e l'assenza di contaminanti. Tutti i prodotti sono in possesso delle seguenti certificazioni: IFS, BioAgriCert. Il ciclo produttivo prevede 4 sequenze principali. Fase di immagazzinamento del grano. Al suo arrivo in azienda, il grano, dopo le operazioni di pesatura, ispezione e prelevamento per le analisi, passa ai sili di stoccaggio. Ogni silos di grandezza variabile contiene una tipologia di grano differente, in base alla concentrazione di proteine e alle altre caratteristiche intrinseche del prodotto. Una volta stabilite le proporzioni di grani necessari alla produzione delle diverse qualità di semole, i sili vengono aperti allo scopo di assicurarne un utilizzo bilanciato delle differenti varietà di grano. Fase di pulitura e condizionamento. Per eliminare i corpi estranei di origine minerale e vegetale, il grano è sottoposto ripetutamente ad azione di pulitura tramite sistemi di aspirazione, spazzolatura e l'impiego di selezionatrici ottiche. Le impurità vengono separate dai grani e rimosse. Infine il grano viene bagnato con dell'acqua per facilitare il distacco della parte corticale dei chicchi. Tale processo di idratazione e successivo periodo di riposo all'interno dei sili, dalle 12 alle 48 ore, dipende dalla tipologia del grano. Fase di macinazione. Dopo essere stato decorticato, il grano è avviato alla macinazione. Il ciclo di lavorazione prevede il passaggio da una macina a quella seguente, con l'obiettivo di ridurre progressivamente la granulometria del prodotto fino ad ottenere quella desiderata. All'inizio della macinazione, coppie di cilindri metallici a superficie ruvida ruotano in senso inverso e provocano la rottura del chicco. Successivamente i vari frammenti passano attraverso macchine con cilindri sempre più ravvicinati, diminuendo in maniera graduale il loro spessore. Fase di setacciatura. Ad ogni passaggio di macinazione, un setaccio oscillante recupera il prodotto in uscita, trattenendo i frammenti più grossi, la crusca, e lasciando passare quelli più fini, costituiti da semola grossolana. Il rimanente viene nuovamente macinato e setacciato. In base alla maggiore o minore lavorazione del grano, si ottengono numerosi prodotti: semola, semola rimacinata, crusca, cruschello, eccetera. Terminata la fase di setacciatura, questi ultimi vengono sottoposti nuovamente a controlli e riposti nei sili in attesa del confezionamento. Fase di confezionamento. Dopo il confezionamento in sacchi da diverso formato o il caricamento di silos cisterne, i prodotti finiti sono pronti per la distribuzione sull'intero territorio nazionale ed estero.
ricerca e sviluppo. Laboratori e analisi dotati di strumentazioni all'avanguardia e un personale altamente specializzato consentono al Molino Gaetano Rocca Salva di portare avanti la ricerca, lo sviluppo applicativo e l'effettuazione di prove di panificazione e pastificazione continue. Conformandosi al sistema HACCP e agli standard IFS, l'azienda assicura il monitoraggio e il controllo di salubrità e igiene dei prodotti, nonché degli impianti, delle attrezzature e dei locali di lavoro. La produzione del Molino Gaetano Rocca Salva comprende semola rimacinata, semola per pasta di alto livello, semola rimacinata biologica e semola biologica proveniente da grano duro biologico certificato con BioAgriCert e semola rimacinata tradizionale, specifica per la panificazione artigianale. Disponibili sfuse o in confezioni da 1, 5 e 25 kg, soddisfano l'esigenza di ogni cliente, dal professionista in cerca di un'offerta ampia e variegata sul mercato, al consumatore attento alla qualità dei prodotti. La rinomata affidabilità qualitativa e la varietà delle semole, l'elevata capacità di stoccaggio delle merci e la professionalità di un personale esperto e competente conferiscono al Molino Gaetano Rocca Salva un ruolo d'avanguardia e di primaria importanza nel settore della lavorazione del grano duro. La scelta di dotarsi di un impianto fotovoltaico, infine, conferma la volontà dell'azienda di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni di CO2, facendo uso di energie rinnovabili e sposando l'idea di uno sviluppo sostenibile e a misura d'uomo.